Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che se volete acquistare le magliette di Geppo lo Zingaro trovate il link sotto in descrizione. Proprio così, le uniche magliette venerete con il vino. Potete trovare 4 tipi di maglietta diversa, ovviamente del colore che preferite. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Senza dimenticare ovviamente le tazze e le cover. Vivere bene è un piacere e la mia maglietta ti dà questo potere. Quindi se volete acquistare trovate il link sotto in descrizione. Ma figo Bastiano, c'è da dire che sei ridotto veramente una merda. Ma Frank, chissà per colpa di chi, eh? Comunque buongiorno. Cosa stai facendo davanti al povero Bastiano? E tra l'altro perché è diventato di marmo? Ah figo, sai com'è? Colpa del morbo di Billy Elliot. L'ha un po' distrutto. Ha tutte le articolazioni rigide, adesso ci penso io a scioglierlo. Scioglierlo in che senso, Frank? Ma figo, in mente un tour che non dimenticherà. Non vedo proprio l'ora, Frank. Ma quel disgraziato di tuo figlio, dopo che l'hai salvato dal rapimento, dov'è finito? Figo, quale rapimento? Come quale rapimento, Frank? L'altro giorno hai fatto la cosa col push. Figo, quale push? Non mi ricordo un c***o. Sai, ho preso della roba di Jack Sparrow l'altro giorno, ho dimenticato quello che è successo negli ultimi 7 giorni. Cos'è la roba che ti ha sfiancato l'altro giorno sul divano? Cioè tu non ti ricordi un tubo, non ti ricordi neanche di aver fatto cose con... Figo, cose con cosa? Niente Frank, cominciamo questo video che è meglio. Comunque raga, io sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5, per quale motivo? Non lo so, perché c'è il povero Bastiano che è diventato di marmo. Ok, molto bene. E il signor Clinton dovrà scioglierlo. In che senso, Frank, scioglierlo? Ma figo vedrai. Dai, figo Bastiano, segui. Raga, allora, prima di cominciare questo video mi raccomando pollicione in su. Anche perché sicuramente Frank adesso si andrà a ubriacare, dico bene? Ma figo, un'idea, non ci avevo pensato. E allora niente vino. E potreste magari commentarmi qua sotto con scritto Bastiano. Signor Bastiano, ma come si muove? Riesce a seguirmi almeno? Ma sembra tipo la tipa del pozzo, sembra Samara. Ce la fa a venire avanti? Signor Bastiano, mettitelo sotto braccio e portali in giro che forse è meglio. Ah, figo che due coglioni. Signor Bastiano, è comodo perlomeno. Sembra di sì, Frank, ma trattalo un po' meglio che sbatte la testa a destra e a sinistra. Questo poi si ammacca ancora di più. Occhio che non vado a sbattere la testa contro la porta, ok. Quindi Frank, allora, ricapitolando, tu devi portare Bastiano a guarire e lo farai, insomma, cercherai di farlo, insomma, di fargli distendere i nervi. Cosa fai? Lo porti tipo in palestra? Lo porti dal maestro Muten, tipo? Ma va, figo, quelli sono metodi superati, faccio vedere io cosa bisogna fare. Ok, raga, mi raccomando, visto che esploderà sicuramente tutto da qua andare a 5 minuti, anche meno, iscrivetevi finché siete in tempo prima che esploda tutto. E perché no, raga, seguitemi anche su Instagram, @flay93. Adesso! Dove stai andando, Frank? È esploso il gioco, questa cosa non è buona. A few moments later. Ah, figo, c'è da dire che sono proprio un genio. Signor Clinton, perché ogni volta che crasha e la ritrovo sta facendo qualcosa che sicuramente, insomma, non è intelligente? Per quale motivo, Frank, ho paura di quello che sta per accadere? Perché, Frank, sei alla fonderia? Figo, devo sciogliere Bastiano. Frank, cosa vuol dire sciogliere Bastiano? Tu cosa hai in mente per far sciogliere Bastiano? Lo stai bruciando nella cosa? Ma va, figo, ma scherziamo, deve mica morire, ho pagato un sacco di soldi. Devo riuscire a venderlo un prezzo buono alla prossima finestra di mercato. Ok, ma mentre tu sei qua fuori, dov'è Bastiano? Figo, è all'interno a sciogliersi. E tu, Frank, cosa intendi all'interno a sciogliersi? Spiegati bene perché io, insomma, non sono decisamente tranquillo. Povero Bastiano, dov'è finito, Frank? Signor Bastiano, Frank, un secondo, perché allora lui non riesce a stare in piedi, non riesce a fare niente, è marmorizzato, non è messo nel migliore dei modi e tu lo fai stare in piedi qua in cima, ma sei deficiente. Ma va, figo, cosa c'è di male? Bastiano, ti vedi in forma, anzi, stai meglio di prima, vedo già qualche ondulamento, prima non li faceva, ti ricordi che era dritto, almeno adesso ha chiuso le braccia. Comunque, ok, signor Bastiano, puoi scendere di lì, per favore. Vai, figo Bastiano, fammi vedere un bel carpiato. Ma che carpiato, signor Bastiano, venga giù, è fortunato che non l'ha infilata direttamente nella lava. Ma figo, avevo cominciato, vedevo che gli si bruciavano i capelli, non volevo rimanesse calmo, sai com'è? Non che mi dispiace avere un domestico calmo, però non sapevo se piacesse a lui. Poi i soldi dovrebbe pagare anche il servizio da barbiere. Frank, non ho parole, tira giusto, poveraccio, e andiamo via. Ah, figo, quanti problemi. Frank, quanti problemi, un cavolo, questo è un disgraziato, dai. Occhio alla testa, e alla sfortuna di avere uno come te che cerca di farlo star meglio. Frank, stai facendo sbattere la testa contro ogni cosa possibile, vabbè. Va bene, andiamo fuori. Frank, dove hai messo la macchina? Possibile che la perdiamo sempre. Ma figo, sai come me l'avranno rubata per l'ennesima volta. Ma non c'è problema, l'ho visto un'altra là in fondo, ruberò quella. Va bene, Frank, come se non avessi detto niente. Dai, figo, questa è perfetta. Ok, Frank, se lo dici tu. Signor Bastiano, come sta? Non tanto bene, ma che cavolo sto vedendo? Va bene lo stesso. Signor Clinton, cosa numero uno, far sciogliere Bastiano nella fonderia. Ok, cosa numero due. Come fai a far riprendere Bastiano? Dove hai intenzione di portarlo adesso? Ma figo, da nessuna parte in particolare. Vado nella macelleria. Frank, perché lo porti alla macelleria? Non vorrai segarla a metà, spero. Ma va, figo, ricordi che c'era l'acido. Proverò a scioglierlo lì dentro. Ma Frank, te sei matto, signor Bastiano? Fugga! Fugga! Ecco,
altrimenti usa la sua testa per aprire la porta. Ma va, figo, che alla fine non ho fortunato, mi preoccupo un sacco per lui. Frank, la sua sfiga è proprio questa, cioè, sarebbe stato meglio che te ne fossi sbattuto le palle, cioè, di due sarebbe molto più in forma, comunque va bene lo stesso. Frank, no, ci crepa questo, secondo me non è molto contento di finire qua dentro, sai? Ma va, figo, vedrà che si scioglierà alla perfezione. Ma figo, mi consigli di metterlo per la testa o per i piedi? Frank, crepa in entrambi i casi, quindi. Ma sai, figo, ero un po' indeciso, perché se lo metto per la testa non vorrei che perdessi i capelli. Penso lo metterò per i piedi. Frank, fa la stessa fine in ogni caso. Cioè, insomma, qua comincerà col perdere i capelli e sotto comincerà col fondersi i mocassini. Non ho idea. Ah, figo, allora non se ne parla. Sti mocassini glielo ho pagato un sacco di soldi. Ma che, stiamo scherzando? Frank, ma te c'hai dei problemi pesanti allora, eh? Ma pesanti proprio. Cioè, scusami un attimo, sono importanti i mocassini. Ah, figo, i mocassini sono importantissimi. Su questo non ci piove. Quindi, Frank, va bene lo stesso. Cerco di non fargli sbattere la testa ancora, che peggiora ogni giorno di più. Frank, non penso abbia vita molto lunga Bastiano. Cioè, secondo me, al 2020 non ci arriva. Poi non ne ho idea, magari ci arriva, ma non ne sono così tanto sicuro, eh. Ma figo, questo dipende da lui. Ma Frank, penso che ormai lui con la sua vita c'entri ben poco. Più che altro è colpa tua se gli succedono cose. Comunque va bene lo stesso. Tra l'altro, quella megera di sua moglie come sta? Ma figo, porta rispetto a mia moglie, alla fine è una grandonna. Frank, ma sei una battona, smettila di dire minchiate. Signor Bastiano, si butti fuori dal finestrino. Utilizzi le ultime forze che sono a sua disposizione per buttarsi sotto un treno. Glielo consiglio. La sua fine è sicuramente più dignitosa e meno dolorosa. Ma figo, mi sta venendo un'idea che è troppo geniale. Del tipo, Frank? Ma figo, adesso la vedrai. Perché, Frank, non sono tranquillo. Non è che lo metti... Allora, devo pensare a qualcosa di brutto che può esserci nella zona del deserto. Allora, la fonderia è là. Abbiamo la zona degli acidi, che è a Los Santos, appunto, nella città. La sala delle torture di Trevor dovrebbe essere anche quella nella città di Los Santos, quindi nel deserto non dovrebbe esserci nulla. Frank, non vorrai segarla a metà con qualche attrezzo del porcaro, spero. Ma figo, non devi mica morire. Devo unicamente sciogliere un po' i nervi. Ma Frank, che ne so io che cosa vuoi farci con questo poveraccio? Quale sarebbe la tua meta? Ma figo, forza il culo. Ho detto di tenersi pronto. Non vorrai farle esplodere, spero. Signor Bastiano, le ripeto, si butti fuori. Allora, lei prende la tempistica, no? Vede un cartello, si butta fuori, becca la testata, incredibile, crepa. E le garantisco che risolve più della metà dei suoi problemi. Si cura al 100%, si fidi. Se si vuole bene, lo fa. Ma va, figo, uomo di poca fede, fidati, vedrai. Frank, ci sono due cose, no, che ti insegnano quando sei piccolo. Cosa numero uno, non fidarti degli sconosciuti. E cosa numero due, non fidarti di Franklin Clinton. Quindi, insomma, tiriamo le nostre somme e capiamo che... Ma va, figo, due scemenze, vedrai che si riprenderà su. Vabbè, Frank, insomma, tanto ormai è messo già male, quindi non so come potrebbe mettersi peggio. Allora, qui quindi tiriamo dritti. Buongiorno. Ecco, perlomeno non rompe le palle. Allora, cosa deve fare il signor di legno? Ah, figo, aspetta nell'hangar. In pratica faremo una prova di nervi. Cioè, prova di nervi, insomma. Farà un acuto un po' forte e cercherà di svegliargli un po' la psiche. Ma Frank, secondo me è la coppa, eh. Poi non lo so, vedi tu. Allora, dov'è il signor di legno? Qui? Signor di legno, buongiorno. Non penso andrà a finire bene sta storia. Comunque, ok, non mi tirate dei missili. Cioè, fatelo quando c'è solo Franklin. Lì potete farlo. Con il povero Bastiano no. Mi spiace, signor Bastiano. Ma figo, di legno, allora sei pronto. Ma figo, mi raccomando, fai un bel lavoro. Io ti aspetto fuori, non vorrei diventare sordo. Figo, nel mentre potrei andare a convincere la figlia del colonnello a stapparmi lo spumante. Frank, non ho ben capito. Cosa numero uno, lascia stare qualsiasi possibile figlia di qualsiasi colonnello, generale, quello che è. E cosa numero due, non dire porcherie per l'amor di Dio. Ma va, figo, cerca di rilassarti. Pensa al benessere di Bastiano, come faccio io. E la tua vita migliorerà di botto. Ma vaffancoso, un brodo, Frank, va sempre di male in peggio. Non c'è nessuno? Sono pochi militari quest'oggi. Ma figo, sai com'è? C'era l'annuale gara di mangiata di ciambelle. Sicurezza di Los Santos, sei in buone mani. Quanto tempo ci vuole? Non penso che gli serva più di tanto, no? Ma sì, figo, è solo un fischio, dovrebbe aver già finito. Io, Frank, piccato, spero che non si sia rincoglionito ancora di più. Ma va, figo, ma ti pare? A few moments later. Ma figo, di legno, allora, com'è andata? Figo, hai fatto un ottimo lavoro, guarda come si è piegato. Frank, per me sta per cadere per terra, cioè non mi pare molto in forma. Comunque, signor di legno, grazie mille. Frank, lo porti in un ospedale, questo ci crepa di sto passo. Sicuramente il video si chiamerà La morte di Bastiano, sicuro al 100%. Allora, Frank, adesso, prossima tappa qual è? Portiamo il signor Bastiano finalmente all'ospedale, spero. Ma va, figo, adesso sono io modo per scioglierlo veramente del tutto. Ok, signor Clinton, allora ci sveli questo segreto per sciogliere Bastiano del tutto. Cioè, insomma, è più sciolto di prima, su questo non ci piove. Però è anche più gobbo, più curvo e messo un po' peggio. Cioè, secondo me ci muore. Ma va, figo, devi fidarti. Vedrai che non succederà assolutamente niente di male. Anzi, starà decisamente benone. Voglio fidarmi, Frank. Fermati. Vabbè, adesso noi andiamo tranquilli, tranquilli. Dove vuoi andare, Frank? Dimmelo prima, così io mi preparo psicologicamente alla prossima cosa. Voglio avere il colpo secco. Ah, figo, questo è lo spirito giusto. In pratica, nel fatto cinico siamo già riusciti ad avere qualcosa. Insomma, sul lato fisico, come vedi, già si è sciolto.
Ma Frank, insomma, si è sciolto per modo di dire. Ok, mettiamola che sul lato fisico si è già sciolto. Cosa vuol dire? Ma figa, adesso bisogna colpire sul lato psicologico e il lato spirituale. E nessuno può farlo meglio di Don Culo. Frank, ma sei deficiente, tu lo vuoi portare da Don Culo? Ma sì, figa, proprio così. Le sue pratiche scaldano il cuore. Vedrai che scaldano da dentro, di fuori sarà un'altra persona. Frank, ma tu stai dando di matto per caso? Ma va, figa, tu devi stare calmo, non ti preoccupare. Non succederà assolutamente niente di male. Anzi, verrà fuori come un uomo nuovo. Frank, allora, Don Culo non è un prete. O se lo è, ha sbagliato mestiere, perché non mi pare proprio che sia un santuomo, eh. Figo, ma stai scherzando? Frank, tracciato il fatto che guidi come un matto e potresti andare a stamparti contro qualcuno, uccidendo di fatto il povero Bastiano. Il signor Don Cosoli non mi pare sia molto la persona che scalda i cuori delle persone, anzi, mi pare una persona che, come dire, sparge nervosismo. O no? Poi magari è una concezione strana io delle persone, non lo so. Però mi pare che non sia proprio. Ma questo qua è predicare tutto il giorno. Non è che affluenza che c'è. Allora, nella chiesa di Don Pagnotto non c'è mai nessuno. Nella chiesa di Los Santos non c'è mai nessuno. Nell'unica chiesa dove appunto c'è il prete che pianta giù dei porconi allucinanti c'è un sacco di gente, ma ok. Ma figo, sai com'è, il prete mi divertente. E anche perché in questo posto sono molto credente. Va bene, Frank, come vuoi. Salve! Cioè, che piacere vederla! Ma figo, Don Culo, non è che potresti dire qualcosa per far star meglio il mio amico? Sai com'è? Ha bisogno della tua parola. Ma sei figo, Don Culo, questo disperato. Insomma, ho avuto qualche problema, sai, è stato abusato. Ma porco di... che vadano a fare in culo. Frank, l'ha abusato uno dei tanti suoi problemi, ma ce ne sono stati anche tantissimi prima, quindi... Vabbè, dai, figo, allora, Don Culo, cosa rispondi dei problemi del mio amico? La chiesa, cosa risponde? Non ce ne frega un c***o, porco di... Vabbè, figo, c'ha ragione anche lui. Di fede lì che c'ha un po' concentrarsi solo su una persona. Io mi sono rotti i coglioni con sta perpetua di merda. Vieni a cagarmi il c***o alle 8 del mattino. Ma figo, Don Culo, basterebbe anche solo una piccola parola di conforto. Magari si riprende. Porco di quel c***o. Ah, figo, veramente un santuomo. Frank, ma tu hai sentito cosa ha detto? Secondo me stava meglio prima quando era marmorizzato, che girava come Samara, stava meglio. Ma va, figo, ti sembra, prima non riusciva neanche a muoversi, adesso guarda con me. Lasciamo perdere sto non prete, Frank, e andiamocene di qua il prima possibile. Comunque, Bastiano sta meglio, ok? Se era questo, il tuo obiettivo è stato portato a termine e mi fa molto piacere. Ma adesso, Frank, ti vorrei chiedere una cosa, potresti portarla a casa? E magari lasciare che sia la tua fidanzata a magari gestire il fatto delle cure di Bastiano, perché Frank, in mano a te non mi pare stia finendo molto bene, eh? Poi magari mi pare, magari mi sembra, magari impressione personale, e in realtà stai facendo un grandissimo lavoro, ma a me non pare proprio. Cioè, a meno che non sia ubriaco, ma io non... Ma va, figo, tu devi fidarti, vedrà che andrà tutto per il verso giusto. Bastiano, dico bene. Vedi, figo, chi t'ha già con sé. Frank, Bastiano non è mai riuscito a parlare perché gli hai dato una botta in faccia una volta e gli hai reso storta la mascella. Ma va, figo, anche qui ti sembra, anzi, già che ci sono potrei andare a trovare mia moglie. Sai com'è, non farei sentirsi solo, mi preoccupo un sacco. Frank, va bene così, non dire più niente per l'amor di Dio. Andiamo allora da questa corpivendola, diciamo, no? Cortigiana. Figo, cosa stai dando della prostituta a mia moglie? Frank, che lavoro fa tua, tra virgolette, moglie? Ma figo, in effetti ci avevo pensato, c'ha ragione. È proprio una donna da fare, mi piacciono le persone così, intraprendenti. Frank, Cristo Dio, stai zitto. Ma Frank, seriamente dorme in quella buca, insomma, questa casa, sto coso qua? Ah, no, ecco, ci hai messo una tenda, mi pareva. Cosa sta facendo là in fondo? Ma figo, c***o, insomma, dai, Bastiano, vieni con me, ti faccio conoscere una persona veramente squisita. Frank, avete messo una tenda dove c'è bagnato. Va bene lo stesso, buona donna, cosa sta facendo lì in fondo? Io lavo per dopo rapporto con tipo di Niger. Ma figo, non perde tempo per darsi da fare. Sono queste le persone che mi piacciono. Frank, mi fai venire il vomito, veramente. Ma va, figo, questo lo dici tu. Tu venuto per sgoba. Per quello passo più tardi, prima devo fare una roba. Devo andare a chiedere al mio amico fattore poeta come mettere a posto questo sfigato. Io sono il mio carissimo amico, ci tengo tanto alla sua salute. Allora io dia sbeda biudardi. Vuoi noi parlare per bosto per chi sgomodo? Ma figo, sono proprio fortunato ad avere una moglie del genere. Veramente tanta roba. Frank, ma sei vomitevole, santo Dio. Ma va, figo, questo è quello che sembra a te. Ma Frank, insomma, signor Bastiano, tenga il passo. Frank, questo muore da un momento all'altro, te lo dico subito. Ci converrebbe andare all'ospedale. Poi non lo so, ripeto, fai tu, ma... Signor Bastiano, le ripeto, si butti sotto al treno. Va a finire meglio. Ma va, figo, non farla così tragica. Quindi, Frank, ricapitolando, tu ora hai intenzione di andare da Swagbe. Cioè, mi devo beccare anche quello. Ah, sì, figo, sai com'è. Voglio sentire come posso sciogliere meglio Bastiano. Frank, Bastiano non deve essere sciolto, deve essere curato, è diverso. Figo, dici che dovrei sparargli col teaser. Magari un'idea. Magari, insomma, con una scossa del genere si riprende. Frank, no, stai fermo. Allora, andiamo da Swagbe. Senti, insomma, le cose fantastiche che ha da dirti quell'uomo. Perché proprio veramente non vedo l'ora. Mi mancava anche un po'. Non è vero. Ma va, figo, che sotto sotto ti manca veramente. Ma stai scherzando, Frank? Poi, insomma, ogni tanto ci metti in mezzo anche le cose che dice Carlo di solito, che non dico altrimenti YouTube mi blocca il video. Ma va, figo, non glielo mai sentito dire. Frank, se tu facessi meno utilizzo di roba, insomma, che non dovresti utilizzare, magari potresti sentire anche tu le cose che sento io. Ma va, figo, rilassati, che io capisco tutto.
tutto. Guarda, Frank, non avevo dubbi. Allora, manca 1 chilometro dal signor Swagbe. Non vedevo l'ora, ripeto, sto per piangere dalla commozione nel vederlo, perché è veramente una persona spettacolare. E una volta raggiunto, Frank, dovrai chiedere come sciogliere Bastiano, come far star meglio Bastiano. Ma chiedere a un medico no, chiedere a Swagbe sì. Perché rivolgersi a un medico che ha studiato per fare queste cose, quando posso andare da un tossicodipendente che prevede le cose. Ma va, figo, preoccupati meno. Vedrai che andrà tutto per il meglio. Adesso usciamo di qua e vedrai che Swagbe lo farà stare meglio. Lo so, troverà un rimedio. Frank, secondo me Swagbe, non so perché, ho l'impressione che ti dirà di sparargli. Ah, figo, se è quello che vorrà Swagbe, insomma, sarà l'unica opzione. Dovrò farlo. Signor Bastiano, prende la palla al balzo. Appena vede una rotaia, ci si butti sopra. Buona donna, non rompa le scatole, ci sono già problemi più grossi al momento. Allora, signor Bastiano, venga. Ma c'è Swagbe? Sì, c'è già un cliente, mi pare. Un normalissimo barbone. Figo, Swagbe, come stai? Stavo meglio ieri sera. Con in circolo la pera. Ma figo, senti una cosa, volevo farti una qualche domanda. Allora, la prima era, non è che potresti dirmi un modo per far guarire Bastiano? Come, seconda cosa volevo chiedere, sai per caso quale misura di piede porta mia moglie? Cosa vuol dire, Frank, misura di piede? Parli come un aborigeno. Ma no, figo, perché volevo fargli un regalo. Volevo prendere gli stivaletti un po' più da troia per riuscire a avere più clienti. Frank, mi sta seriamente venendo da vomitare. Comunque, che il signor Swagbe gli dica quello che deve sapere, poi finiamo sta roba che non ce la faccio più. Ma sì, figo, però forse è meglio far fuori quest'uomo. Potrebbe sentire delle cose che non dovrebbe sentire. Frank, ma non potevi dirgli di andarsene? Va bene così, signor Swagbe può dirci le cose, per l'amor di Dio. Nel cestino di frutta spuntava una banana. La mia vita era distrutta. Poi pagai una puttana. Sì, ma mi scusi, cosa c'entra? Ma va, figo, aspetta, deve riuscire a concentrarsi, deve entrare in sinergia con gli stupefacenti. Ha una mente tranquilla. L'universo si arrende. Chi utilizza l'anguilla, a toglie quanto spende, lascia perdere le scarpe. Chi mi hai chiesto stamattina, piuttosto scopri il gran segreto. Che nasconde la sgualdrina. Ma figo, non ho capito niente. Non si possiede ciò che non si comprende. Porco, ascolta bene ciò che ho da dire. La ronda è vicina e devo sparire. Per salvare il tuo inserviente, devi aprire la sua mente. E non deve stare a fianco di chi nome porta Franco. Ma figo, Swagbe, grazie mille, buon gentile, non ho capito un c***o, però va bene lo stesso. Cioè, insomma, Bastiano, non so come farò stare bene. E non ho capito bene il suo numero di scale, potresti essere più preciso. 39. Ma figo, Swagbe, mi viene da piangere ogni volta che ti incontro. È veramente una cosa magica. Dovrei insegnarmi prima o poi essere bravo come te dire le poesie. Ne vuoi sentire una mia? No. Ma figo, come vuoi, ci vediamo. Dai, figo, Bastiano, vieni con me. Cosa numero 1, non ho capito niente. Cosa numero 2, mi ha crashato il gioco. Cosa numero 3? Povero Bastiano. Cosa numero 4, se non avete ancora lasciato un mi piace, mi raccomando, fatelo. Io spero che, insomma, Franklin non l'abbia ucciso lungo il tragitto. E prima possono succedere altre cose strane, del tipo che si riapre GTA e mi trovo Franklin a fottersi qualcuna nella parte bassa con Bastiano con sé, io direi che mi convenga decisamente terminare qui questo video. Non si sa mai.